Visto che ieri non ho potuto commentare la conferenza stampa di Rudy Garcia perché sono tornato tardi a casa, sono stato un'intera giornata al mare ed è già tanto che avevo fatto il video di Spalletti, oggi recuperata per bene la conferenza stampa di Rudy Garcia, la sua prima conferenza stampa sulla panchina del Napoli, andiamo a commentarla. Quindi oggi tre feed. Bene. Di cui due post partita. Allora, quella di ieri di Rudy Garcia è stata la sua prima conferenza stampa come allenatore del Napoli e ci ha svelato e rivelato delle cose importanti per quanto riguarda la partita di domani contro il Frosinone, che sarà la gara d'esordio per lui. Ha innanzitutto detto che dovremo avere fame, grinta e voglia, perché comunque il nostro, dovremo essere all'altezza del nostro avversario, che comunque non è un avversario facile, non sottovalutiamo il Frosinone, dovremo essere alla loro altezza, dovremo giocarcela e dovremo vincerla. Questa è l'unica opzione per lui e assolutamente su questo ha ragione, perché i campioni d'Italia devono partire con un esordio da veri campioni d'Italia. Quindi stasera bisogna vincere senza se e senza ma. Bisogna vincere senza se e senza ma. Per quanto riguarda qui c'è Kvaratskhelia, è out solo per prevenzione, perché comunque ha avuto una botta e nonostante possa recuperare velocemente, Garcia lo fa stare fuori per prevenzione. E quindi Garcia ci svela anche che allo suo posto giocherà Raspadori. Anguissa, se sta in forma, giocherà. Anguissa, se sta in forma, giocherà. E ha detto che non vede l'ora di esordire, ma non dobbiamo avere a pagamento per quanto riguarda l'ultima stagione. Bisogna continuare a vincere, bisogna essere competitivi in tutte e tre le competizioni. E anche su questo ha ragione, perché se tu ADL vuoi creare un ciclo vincente, hai rinnovato Osimhen, hai rinnovato Kvaratskhelia, hai quasi tenuto tutti i tuoi big tranne Kim. Adesso devi mettere in campo tutta la tua forza e te la devi lottare in tutte e tre le competizioni, senza se e senza ma. Assolutamente abbiamo la squadra per farlo, quindi dobbiamo assolutamente lottare per quelle zone lì di campionato e per anche le altre due competizioni, arrivando fino a quando ci si può, fino a quando le nostre possibilità scendono in campo. E niente, dobbiamo vincere. Garcia ha detto che dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, dobbiamo esordire bene perché un esordio da veri campioni d'Italia non può che cominciare con una bella vittoria. Quindi vittoria convincente, serve una vittoria convincente. Assolutamente. E sono curioso di vedere Raspadori che subito alla prima di campionato gioca. Anche quello. Comunque, io non ho più niente da dirvi. Questa è la mia conferenza stampa riassunta, la mia conferenza stampa di Rudy Garcia riassunta in poche parole ma comprensibili. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate un like, un commento, un'iscrizione, una condivisione e una campanellina che sono importanti per il supporto del canale e noi ci vediamo stasera con il post partita di Frosinone Napoli, ma anche Genoa Fiorentina e Inter Monza in un solo video. Ciao ragazzi, forza Napoli sempre, vincere, vincere, vincere. Questo è l'appello. Dai che si ricomincia, ricominciamo bene. Forza Napoli!